Chiudi la porta. Siamo già collegati con Napoli nel programma Freedom Zoom e come abbiamo promesso, questo programma ci sarà in tre lingue, albanese, italiano ed inglese. E oggi come ospite di questo programma è... Presentati per cortesia. Sì, buongiorno a tutti, sono Loredana Cimmino e sono napoletana, stiamo parlando da Napoli. Bello ascoltarti. Poi l'italiano del Napoli è un italiano musicale, no? Grazie. Intanto possiamo presentare lei cosa fai nella vita? Sì, io sono un'insegnante, insegno in un istituto alberghiero nei pressi di Napoli, nella città di Pozzuoli, che è nota per aver dato i natali alla mitica Sofia Loren, ed è un istituto alberghiero molto importante, si chiama Petronio, per chi è attenzionato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Tant'è che spesso rappresentiamo l'Italia in manifestazioni e attività anche all'estero. Addirittura siamo arrivati a Dubai, oltre che un po' in giro per l'Europa. Ma Quindi lavoro in. a Tirana non siete arrivati ancora, visto che è così vicino. Non ancora, Arthur, ma ovviamente appena il Covid sarà sparito dalle nostre vite, organizzeremo questa cosa fantastica. Soprattutto quando organizzate la settimana della cucina italiana. Dobbiamo assolutamente esserci. Giustamente. Intanto è un lavoro che lo ami, è un lavoro che lo fai per forza. Dare lezioni ai ragazzi che vogliono diventare chef, amministratori, alberghieri, cose simili. Allora, la mia carriera scolastica comincia da lontano, perché io ho insegnato nelle scuole materne, poi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, per poi approdare, perché io sono una persona che ama cambiare, per poi approdare in questo istituto, però qui ho trovato proprio un mio spazio. È una scuola che mi entusiasma, perché come tu ben conosci, gli istituti alberghieri sono istituti che sono scuole in grande movimento, un po' scuola, un po' azienda, si viaggia tanto ed è la cosa che più mi entusiasma. Tant'è che fortunatamente spesso io sono accompagnatrice dei miei alunni o degli alunni in generale della scuola in queste attività e questa è una cosa che mi entusiasma. Ovviamente a prescindere da questo momento Covid che ha praticamente distrutto almeno in Italia, Tutti ma un po' noi, in tutte le parti del mondo, dappertutto. il turismo e l'attività ristorativa, è entusiasmante lavorare invece per un'attività che prende sempre più piede. Uno dei motivi principali per cui gli stranieri vengono in Italia, oltre alle bellezze classiche che l'Italia offre, è soprattutto il cibo, perché siamo un'eccellenza grazie ai territori e ai prodotti primari che la nostra terra offre. Capisco. Intanto lei mi ha parlato dell'Albania, mi ha parlato di una re relazione molto simpatica che ti piace, che ti manca durante quest'era, diciamo, covidiana, di Covid-19. Come mai ti sei innamorato dell'Albania? Allora, la mia conoscenza dell'Albania e soprattutto di Tirana, ma poi non solo di Tirana, nasce dal fatto che mia figlia è una studentessa della Università Italiana, di Nostra Signora del Buon Consiglio. E lei quindi ho accompagnato mia figlia in maniera, come dire, prima un po' spaventata, no, da questo nuovo mondo, perché ho dovuto scoprire che io i Balcani non li conoscevo per niente, e meno che mai l'Albania. Ma essere un studente, come mai non hai conosciuto i Balcani, geograficamente così vicini? E poi l'Albania, geograficamente, storicamente e anche culturalmente, molto vicina all'Italia, ma in modo particolare a Napoli. Abbiamo cose Guarda, vicinissime. la prima volta che sono arrivata in Albania, sono arrivata in nave, mi sono imbarcata a Bari perché abbiamo dovuto fare, come dire, un viaggio veloce, non c'era tempo di prenotare aerei, non c'erano posti. E io ricordo di aver dormito in nave e ero molto, come dire, ansiosa, ero molto spaventata. E quando, intorno all'alba, quando praticamente la nave entra nel porto di Durazzo, sono uscita dalla cabina, sono andata sul ponte e ho visto questa terra verso la quale mi avvicinavo e ho avuto un'emozione enorme, perché
perché pensavo, ma com'è possibile che uno che L'amore a no, che prima io, ma vista, indovinavo. dobbiamo dire l'amore a prima vista. Amore a prima vista è stato perché ho visto questa terra e ho pensato subito, com'è possibile che io ho viaggiato in tutta Europa, anche molto anche all'estero, anche fuori Europa, ho viaggiato tantissimo perché è proprio una cosa che mi piace e mi entusiasma. E mi domando com'è possibile che non conosco una terra così vicina, perché arrivarci poi è stata una notte di viaggio, ma praticamente tra Napoli e Trana ci sono sì e no 400 km di distanza. Ero molto spaventata, vabbè, perché affidavo a questa nazione, a questa città, a questa terra, una figlia diciottenne, prossima di studi La cosa universitari, più quindi ero cara molto della tua vita, spaventata. sicuramente, no? Sì. Ero molto ansiogena. Poi, quando ho fatto quel viaggio da Durazzo a Tirana e sono entrata nella città e ho visto l'università, ogni mia paura, ogni mio dubbio è stato quasi immediatamente fugato. Cioè, Tirana mi ha proprio accolta. Quando ho cominciato poi a venire, scusate, quando ho cominciato a venire poi via via più spesso, innanzitutto per venire a trovare mia figlia e per stare con lei, per vedere un attimino le cose come andavano, ovviamente da mamma responsabile. E mia figlia era sempre molto impegnata all'università perché sta lì tutta la giornata, almeno ci stava, purtroppo il Covid ha interrotto questa bellissima parentesi, ma a breve si spera che A breve riprenderemo. tutto Quindi si mi sono trovata risolverà. spesso sì. E mi sono trovata spesso a camminare, no? Da sola in questa città. E io mi sentivo a casa mia, Guarda, poiché io parlavi vivevo. italiano e tutti ti davano una risposta dovuta, no? L'italiano è molto Sì, diffuso da queste parti. il fatto che in Albania si parla l'italiano per l'Italia è una cosa meravigliosa. Fa sentire l'Albania come un'altra regione italiana. C'è chi lo fa di cuore, capisci? Innanzitutto, Chi conosce la storia sì, sa che dietro io c'è, ci sono tante, allora. relazioni, sentimenti, anche Sì. Poi problematiche. chiaramente ho conosciuto anche tanti imprenditori, cioè ho cominciato a capire perché, come mai, ho approfondito anche un po' la storia, no, dell'Albania e come mai tante similitudini, tanti legami, ho cominciato anche, come dire, a approfondire l'aspetto economico-politico, come mai tanti imprenditori italiani sono presenti lì in Albania, perché c'è questa produzione italiana, tutti i call center in Albania. E io la ricordo sempre quel primo giorno che non dimenticherò mai, quando in tassi ho percorso la strada che da Durazzo arriva a Tirana. Vedevo a destra e a sinistra tantissime attività produttive di marchi italiani. Dicevo, guarda, succo di frutta lo fanno qua, il latte lo fanno qua. Cioè, una cosa Una molto carina nuova che mi ha regione fatto italiana, sentire sicuramente. Intanto lei ha a casa. Sì. parlato di questo amore a prima vista con l'Albania e ha parlato della causa che ti ha portato, dunque della tua figlia. Tua figlia lo vede allo stesso modo l'Albania o lo vede in modo differente? Lei ci vive in maniera stabile e chiaramente ha una conoscenza più del quotidiano, più profonda di quella che ho io. Lei è entusiasta alla stessa maniera, un po' perché lei come me si sente a casa per tanti motivi, non ultimo quello del fatto che si parla italiano. Vabbè, la sua università è proprio italiana Sì, e sono un'università iscritti italiana, fondamentalmente. cattolica, però italiana. Dunque, la lingua Italiana, ma di questa università è italiana. sì, ma ci sono anche alunni albanesi, chiaramente. Certo, Addirittura ho dovuto non scoprire pochi, che però è pochi, una perché università chiaramente italiana in a sì. Tirana, la dobbiamo dire ad alta voce. Intanto, lei ci ha parlato della tua figlia, ci ha parlato di quello che fai. Però non ci hai parlato di più della tua famiglia. Chi fa parte della tua famiglia oltre alla figlia? Allora, la mia famiglia è una famiglia cattolica, è una famiglia di origine, eravamo tre figli. Purtroppo un mio fratello, che è stato un medico molto importante, è venuto a mancare ed era un po', come dire, il re del nostro piccolo clan e ci ha lasciati un po' inizialmente come un popolo senza guida. Perché era una persona di grande intelligenza, di grande spessore, però poi ci siamo fatti forza dei suoi insegnamenti e, come dire, abbiamo portato avanti un certo discorso familiare.
Siamo una famiglia molto unita, purtroppo nel mio caso specifico io sono separata da mio marito dopo un matrimonio durato circa 20 anni e sono tra Diciamo, virgolette anche un se po' possiamo coccolata dal resto sapere della come famiglia per mai è questo. finita una relazione di 20 anni, comunque se non ti fa. E dunque, è finita per i soliti motivi, Arthur. Per i soliti motivi, non per qualche motivo si cresce e si diventa Quindi la diversi. storia ci Si sta anche da cresce e queste parti. si cresce e si tende ad obiettivi diversi, si cresce e si diventa persone diverse che anziché avvinarsi si allontanano proprio negli scopi della vita. Chi sa, se Ad ami esempio, l'Albania, forse amerai anche un albanese da queste parti. ah, perché no? Non lo escludo, non posso escluderlo. Niente So che deve tanti. essere esclusa. Niente, la vita è lunga e bisogna far vivere in modo più comodo, più libertario, no? Sì. Allora, a una certa età impari anche che non devi opporti al destino, che ti devi, come dire, buttare nella corrente e la corrente ti porterà dove è Ma giusto che io tu vada. che ho seguito, ho imparato l'italiano tramite le RAI e Mediaset, mi ricordo di uno spettacolo di Domenica Inter, non mi sbaglio, in cui ci hanno fatto sapere un matrimonio di due vecchi, uno di 80 qualcosa di anni, poiché il matrimonio è una dimensione naturale, una dimensione umana, non è una dimensione soltanto sessuale. Serve ad avere un No. partner e vivere, convivere e condividere le cose, o mi sbaglio. Assolutamente, ma io non posso escludere di avere una nuova vita sentimentale e di avere un nuovo matrimonio, anzi, onestamente me lo auguro. Ovviamente non sarà il matrimonio dei 20 anni, dei 30 anni, è un matrimonio adulto dove è fondamentale, come dire, avere non soltanto un amore del cuore, ma anche un amore mentale. Perché senza quello poi non si arriva da nessuna parte. E da adulti questa è una cosa da ricercare assolutamente, negli intenti, negli obiettivi da raggiungere, nelle passioni, nello stile di vita proprio, quello è fondamentale. Giustamente. E io me lo auguro. Io lavoro in un istituto culinario da queste parti, forse 2021 ci darà la possibilità di far gemellaggio tra le scuole e sicuramente come abbiamo far gemellaggio tra l'Italia e l'Albania, no? Sì, io me lo auguro tantissimo. Allora, io mi auguro che i Balcani, forse questo è un discorso forse anche più grande di me, ma io ho visto una tale modernità a Tirana, ho visto quando sono lì, ad esempio, una sensazione che provo e una sensazione mi sembra di vivere in Italia di quando io ero piccola, diciamo quando ero ragazzina. Attualmente io vedo un grande fermento a Tirana e nell'Albania in generale, vedo un fermento. La vedo proiettata una grande modernità. Io ricerco molto su internet e mi piace approfondire gli argomenti. Ad esempio, ho visto un progetto che si chiama Tirana 2030, che è stato progettato da un architetto italiano molto famoso che si chiama Boeri, che se non Eh mi sì, sbaglio è la quello che ha conosciamo, creato il bosco verticale a Milano. Ma se si realizzerà questo progetto, e io me lo auguro tanto, Tirana sarà praticamente una delle città più moderne d'Europa e io me la sento tale. Ha talmente una. Io la vedo talmente in fermento e talmente spinta ad essere moderna, ad essere una città del terzo millennio, perché noi siamo già da 20 anni del terzo millennio e questa è una cosa che forse noi dimentichiamo. Non si può vivere più come il secolo E scorso, poi se dobbiamo essere parliamo di proiettati. Bari e se parliamo di Mezzogiorno, sicuramente lo sviluppo di Mezzogiorno, avendo aperto l'Albania, è molto più dinamico, è molto più prospettivo. L'avete perso durante il regime comunista perché noi eravamo isolati, però oramai voi venite qua, tua figlia studia qua, sono tanti Sì. investitori e mi fanno sapere che gli investitori italiani che scelgono l'Albania come parte a cui investire si stanno aumentando per motivi pratici sicuramente e speriamo che appena finisce Covid noi ci vediamo a Tirana e sicuramente parliamo di progetti comuni su culinaria, È su. assolutamente
E quanto desidero, Arthur, non vedo l'ora, in verità, non vedo l'ora di fare ciò. Bisogna pensare sempre Sia al per futuro. il lustro della mia scuola che per il lustro della tua scuola, che seguo attivamente su Facebook. Sì, io mi sento orgoglioso di far parte come direttore delle relazioni pubbliche di questa scuola, perché è arte cucinare, culinaria è arte. E sto scoprendo anche come crescere dal punto di vista professionale con questa professione che è arte. Ma quando vedi i chef a fare una piatta, sicuramente capisci che sono degli artisti anche loro, eh? Quelli che fanno il cioccolato Assolutamente. sono dei scultori di cioccolato. C'è dietro tanta cosa che Assolutamente. bisogna far sapere al mondo. E chissà, Assolutamente. 2021 sarà un anno sicuramente migliore del 2020, che per tutti è stato tremendo. Ci dobbiamo riprendere tutto, Arthur, dobbiamo riprendere tutto ciò che abbiamo lasciato in sospeso, abbiamo tanto da recuperare. E a proposito sempre degli istituti alberghieri, è un'altra proiezione del futuro. Noi, quel che accade poi a noi, in realtà, per esempio, è già accaduto al Nord Europa. Nei miei viaggi nel Nord Europa, quando li ho potuti fare, ho anche intravisto una cosa che è bella e brutta al tempo stesso. Le donne, sempre più impegnate nel lavoro, hanno anche sempre meno tempo, come dire, per cucinare, e spesso si rivolgono sempre di più per il cibo a situazioni esterne, e quindi i nostri alunni sono proprio gli alunni che serviranno tantissimo del futuro, perché noi donne saremo sempre più impegnate nel lavoro e questo al tempo stesso è bello e brutto, meno impegnate i fornelli, anche se tante tradizioni però devono essere consolidate e mantenute. Sia l'Italia che l'Albania ha dei piatti molto importanti, molto laboriosi, che soltanto le nostre nonne, si può dire, sapevano fare. L'ultima domanda, te sai che la parte migliore dei giovani albanesi stanno cercando di lasciare l'Albania. Invece voi venite e sicuramente pensate di un futuro migliore. Cosa, per concludere, che tipo di appello vorresti fare a questi giovani albanesi che vogliono abbandonare questo paese meraviglioso che sicuramente affronta tanti problemi? Ricordiamo anche la Certo. storia dell'Italia che ha avuto nel passato e sta affrontando anche nel presente tante difficoltà. Sì. Allora, Arthur, c'è un detto che dice che l'erba del vicino è sempre più verde, e questo detto è soprattutto i ragazzi che lo fanno proprio. C'è anche una voglia di conoscere. In realtà, io vorrei dire ai ragazzi albanesi che va anche bene andare a fare esperienze all'estero, ma semplicemente per arricchire e approfondire la propria professionalità. Ma poi è giusto tornare e spenderla nella propria patria, perché anche quando si va all'estero per lavorare si riesce a stare 1, 2, 3 anni, ma quando la radice è forte, la radice richiama a sé. E secondo me la cosa più giusta per ogni persona, per ogni uomo, è vivere lì, nella terra dove è nato, dove c'era questa radice. Quindi va bene andare via per un periodo, ma poi è giusto anche ritornare. Questo vale per tutti, per gli albanesi come per gli italiani e per qualunque altra persona di qualunque altro popolo. Mi viene anche un'altra domanda che lo devo fare, poiché visto che questo programma è concepito sulle donne, e le donne che stanno cercando di fare una carriera, le donne che stanno cercando di far affrontare la vita come donna, poiché sappiamo già che dappertutto, anche in Italia, da noi, anche negli Stati Uniti d'America, la società purtroppo è più maschilista, cosa dobbiamo fare? Te sei sentita comoda da donna nella tua vita? Allora, io ho imparato ad essere, come dire, una persona a 360 gradi proprio nel momento in cui mi sono separata e sono dovuta diventare, come dire, il capofamiglia della mia vita, della mia casa. Ovviamente quando ero sposata io non avevo più un ruolo, tra virgolette, si è spento, avevo più un ruolo, vieni a vedere, vieni a vedere, vieni a vedere, si è spento, non vedo, avevo più, non capisco. Vito Ah, completa. ok. Ok, allora ti voglio rispondere a quest'ultima domanda. Avevo un ruolo più femminile, quindi mi dedicavo più ad alcune cose prettamente femminili. Quando sono rimasta sola a casa ho dovuto fare praticamente tutto e ci possiamo riuscire. E questo, secondo me,
è il modo di vivere delle donne del terzo millennio. Dobbiamo essere delle donne complete. Il nostro marito, il nostro compagno, il nostro fidanzato, deve essere una persona che ci completa, ma non deve sostituirci nel fare delle cose. Dobbiamo essere delle donne che sanno fare tutto, che possono fare tutto e ci possiamo riuscire facilmente. Non devono fare il maschio, comunque fanno Non tutto, devono fare il maschio, la rimangono femminile. sempre una donna come l'ha fatto la natura, o Dio, uno come io come credente dico Dio, chi non è credente dice la natura. Bisogna rispettare la differenza tra noi. La ringrazio. Assolutamente. La femminilità deve essere pregnante in ogni nostra azione, anche nel cambiare la ruota che si è bucata, ad esempio, avremo sicuramente uno stile diverso, ma Giustamente. dobbiamo saperlo fare. Non Va dobbiamo bene. dipendere, La dobbiamo ringrazio essere per coglianti. questa conversazione simpatica e ci vediamo a Tirana appena finisce l'era Covid-19. Lo spero, me lo auguro, non vedo l'ora di vaccinarmi. Grazie mille, da Tirana ti saluto. Saluti da Napoli, arrivederci, a presto!